Ciao da Avsim! Pirlo ha litigato con Ronaldo? Ronaldo ha litigato con Pirlo? Che cosa non abbiamo saputo fino a questo momento di come è andata a finire e direi quasi a deragliare la stagione 2021 della Juventus? Abbiamo appreso questa indiscrezione tramite la trasmissione radiofonica di Radio 24 Tutti Convocati con ospite Guido Vaciago, giornalista di Tutto Sport, che come sapete segue ovviamente molto da vicino da anni le vicende della Juventus e a mio avviso è sempre stato molto ben informato soprattutto su certe cose che si muovono all'interno della società ed in parte anche all'interno dello spogliatoio. Tra l'altro mi hanno segnalato che poco prima che iniziasse a parlare Guido Vaciago hanno in trasmissione mandato un audio di un mio recente video su Cristiano Ronaldo. Grazie a tutti i convocati, avete convocato anche me, non lo sapevo, fa piacere comunque. Ma a parte, insomma, cerco di sviluppare dei contenuti che possono essere interessanti ed evidentemente è interessante anche questa rivelazione di Guido Vaciago, che ha detto: secondo me Ronaldo può andare solo al Paris Saint Germain se va da qualche parte, neanche al Manchester United, ma in questo momento deve decidere cosa fare. Sono giorni caldi, sono settimane calde, la Juve sta aspettando. Non è stata ancora decisa la sua destinazione. Dopo parliamo anche di che cosa eventualmente decide di fare Cristiano Ronaldo e delle indiscrezioni di mercato, ma prima che cosa ha detto esattamente Guido Vaciago. Ha detto che nella seconda parte di stagione, negli ultimi due mesi, sostanzialmente due o tre mesi, quindi da marzo in avanti, Pirlo più volte avrebbe richiamato all'ordine Cristiano Ronaldo, chiedendogli maggiore impegno perché lo vedeva poco impegnato ed era Pirlo insoddisfatto del rendimento e dell'approccio di Cristiano Ronaldo. Questa cosa ovviamente a Ronaldo non deve aver fatto piacere. E quindi siamo qui a parlare di come ancora una volta la Juventus sceglie gli allenatori che deve avere e che deve mandare via e chi soprattutto esonera gli allenatori. Non l'abbiamo ancora capito chi ha mandato via Allegri, per esempio nel 2019, che fosse giusto o sbagliato, che fossimo d'accordo o no. È stata una decisione presa da chi esattamente? Sembrerebbe non da Agnelli, sembrerebbe da Nedved e da Paratici, ma poi chi è stato a scegliere Sarri? È stato Paratici? Chi è stato poi a scegliere Pirlo e di esonerare Sarri? Probabilmente né Nedved né Paratici, ma molto probabilmente Agnelli. Ed invece pare che addirittura Paratici fosse interessato a portare al posto di Pirlo e dopo Sarri alla Juventus Nuno Espirito Santo, con cui sta trattando adesso in queste ore per farlo nuovo allenatore del Tottenham, dove lo stesso Paratici è andato a fare il direttore sportivo. Insomma, tanti incastri, tanti intrecci, fatto sta che tra le motivazioni sicuramente dell'allontanamento di Sarri ad agosto 2020 c'è stata la squadra, ci sono stati i giocatori, non so se anche Buffon, ma probabilmente Chiellini e probabilmente anche altri che neanche sappiamo bene. Ma dentro lo spogliatoio della Juventus c'era stata una crisi di rigetto profonda nei confronti di Sarri. Già da mesi si è detto: Sarri si è posto male, Sarri non ha trattato bene a livello proprio di rispetto e di professionalità i giocatori e alcuni in particolare. Altri sono rimasti legati a lui e lo abbiamo scoperto al momento dei saluti, per esempio Dybala. Però questa cosa non trova poi una conferma, perché sono cose che succedono nello spogliatoio e non ne sapremo mai nulla di certo. Quello che però apprendiamo da Vaciago sembra sia effettivamente vero, per come è stato raccontato. E quindi la domanda è: Ronaldo ha esonerato Pirlo? Cioè quanto ha pesato il malcontento eventualmente di Cristiano Ronaldo nei confronti di Andrea Pirlo? Due che si erano presi subito benissimo, con grande ammirazione reciproca, anche per le partite che avevano giocato contro negli anni, per la decisione appunto di esonerare Andrea Pirlo. Quanto Andrea Agnelli, che evidentemente è stato l'artefice di questa scelta, già che Paratici era in partenza e Nedved aveva detto restano sia Pirlo che Ronaldo, e si è fatto condizionare Agnelli, dicevo, dal malcontento, dal volere, dalle esigenze, dalla percezione di Cristiano Ronaldo. E quanto pesa allora Cristiano Ronaldo sull'organizzazione della Juventus, non solo su quello che si fa in campo, ma sull'organizzazione, sulla scelta degli allenatori? Il punto, se volete, è proprio questo. Dopo vediamo un po' anche in termini di numeri se Pirlo aveva ragione su quell'ultima parte di stagione, su quegli ultimi tre mesi, perché sono andato un pochino ad estrapolare, almeno dal punto di vista statistico, numerico, che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto Cristiano Ronaldo nel finire di stagione. Poi è chiaro che se parliamo di atteggiamenti, parliamo di quello che succede in allenamento, di certe cose che si vedono in partita, ma che vede soprattutto l'allenatore, più che noi che siamo a casa o che guardiamo appunto le partite dagli spalti o dalle TV. Però il discorso è proprio il peso forse eccessivo che viene dato a Cristiano Ronaldo. Cioè,
sembra effettivamente una società che è iperprotettiva nei confronti di Ronaldo. Lo abbiamo visto tante volte in tante situazioni in cui Ronaldo è stato magari criticato anche da ambienti non italiani. La Juventus ha sempre fatto quadrato per tutelare che cosa poi? Il proprio investimento notevole. Cristiano Ronaldo è stato costosissimo già fin qui per la Juventus, figuriamoci se dovesse effettivamente proseguire fino al 2022 o addirittura rinnovare fino al 2023. Ma questo investimento è giusto che venga tutelato, meno giusto è che possa prendere il sopravvento, secondo me, rispetto ad altre scelte che sono pure investimenti che pure vanno tutelati. Io credo che un allenatore dovrebbe sempre venire prima dei giocatori nella scelta da parte della prospettiva della dirigenza della società di calcio, perché l'allenatore è quello che deve coordinare ed è quello che deve portare i contenuti. I giocatori devono eseguire, che significa anche che poi sono loro ad andare in campo e a decidere se la squadra gioca bene, gioca male, vince o perde, a decidere con le loro azioni. Però se seguono le direttive dell'allenatore possono sicuramente trovarsi meglio rispetto all'ammutinarsi. Ammutinamento che c'è stato sicuramente nella crisi di rigetto con Sarri, e forse c'è stato anche con Pirlo, perché l'abbiamo visto tante volte che la squadra non era contenta delle richieste di Pirlo, non le eseguiva, non sapeva eseguirle, quindi poi anche Pirlo ha abdicato a se stesso, ha smesso di allenare come aveva fatto nelle prime settimane ed è andato in direzione esattamente opposta, trovando forse maggior sostegno da parte dei giocatori, che lui ha sempre rivendicato dicendo che gli erano stati fedeli fin dall'inizio, però meno risposta sul campo e evidentemente anche un minimo di contrarietà da parte di qualcuno, tra cui Cristiano Ronaldo, che è ben più di qualcuno, ecco, ma forse Cristiano Ronaldo è anche troppo, questo è il discorso. Cioè bisognava forse dare più fiducia a Pirlo e meno strapotere a Cristiano Ronaldo. Tu dici, ma poi Cristiano Ronaldo prendeva e se ne andava. E vabbè, ma se tu sei in una squadra e vuoi comandare, va bene che te ne vai, perché io devo essere libero. Questa libertà la Juventus ci ha rinunciato evidentemente nella scelta dell'allenatore e in tante altre scelte strategiche. Detto che Cristiano Ronaldo sicuramente nell'ultima parte di stagione era nervoso, e infatti, e qui torniamo al discorso della protezione nei confronti di Cristiano Ronaldo, ricorderete il gesto di gettare via la maglia, che poi è stato indorato da parte di molti giornalisti raccontandolo, spiegandolo come un gesto di semplicemente dare la maglia ad un raccattapalle che stava lì dietro i cartelloni pubblicitari. E questo è probabilmente un fatto, anche se è pur sempre un fatto che Cristiano Ronaldo quella maglia non l'ha data come si dà una maglia, ma l'ha comunque lanciata con un certo sdegno e aveva un viso scuro in quella partita. Era nervoso, era insoddisfatto, lo si vedeva. Per non parlare poi di quanto ha calciato il pallone quasi fuori dall'Allianz Stadium. Lì non credo ci fosse un raccattapalle appostato sopra il tetto dello stadio. Su quello però non si è riusciti. Ecco, si è un po' nicchiato, si è un po' soprasseduto su quell'episodio lì. Mentre sull'episodio di lanciare la maglia c'è stata una tempesta social in difesa di Cristiano Ronaldo, che secondo me proveniva tutto dall'input della Juventus di dire proteggete Cristiano Ronaldo, difendetelo da questa cosa, evitate che si diffonda questa fake news, perché Ronaldo non era nervoso, e si fa passare questo messaggio quasi propagandistico. In queste piccole cose vediamo la protezione eccessiva nei confronti di Cristiano Ronaldo, che evidentemente poi si ripercuote in negativo sulla libertà di scelta della società anche nei confronti dell'allenatore. Non è una cosa che mi fa stare molto tranquillo, perché adesso ci va di mezzo Allegri. Se Allegri pure non piace a Ronaldo per qualche motivo, poi che cosa si fa? Si manda via Ronaldo perché va in scadenza? Oppure se nel frattempo arriva il rinnovo, e ne parliamo subito, poi deciderà Ronaldo anche delle sorti di Allegri di qui ad un anno e siamo punte da capo? Capite che la cosa non è certamente rasserenante. Nella serata di ieri, 29 giugno, si era diffusa la notizia da media portoghesi che Cristiano Ronaldo stesse già discutendo il rinnovo di contratto fino al 2023 con la Juventus, smentita secca da parte di ambienti Sky Sport sia di Marzio che Fabrizio Romano. La Juventus non ha ancora incontrato Jorge Mendes, lo farà nei prossimi giorni per apprendere la volontà del fenomeno portoghese, ma più che altro l'opportunità del giocatore di andarsene se ci saranno delle offerte. Mi sono convinto, anzi, come direbbe Montalbano, mi sono fatto persuaso che Ronaldo ha intenzione di restare, o meglio, non ci sono offerte e quindi resta. Non so nulla per quanto riguarda il rinnovo, ma anche andando a subodorare, a leggere tra le righe alcuni report di giornalisti molto vicini alla Juventus che mi hanno fatto già capire nell'esperienza pregressa che solitamente scrivono ciò che sanno direttamente dalla società,
capisco che Ronaldo resta. Cioè, viene scritto, viene detto che sostanzialmente privarsi di Ronaldo in questo momento sarebbe complicato, sarebbe difficoltoso. La Juve farebbe minusvalenza perché è difficile cedere Cristiano Ronaldo. Ronaldo rescinde e se ne va dove vuole, anche per un discorso contrattuale. Se una società gli deve garantire quei 30 milioni, 25, 20 netti, evidentemente vorrà uno sconto sull'acquisto del cartellino, cioè prenderlo a zero. Quindi quella è la strategia di uscita di Ronaldo. In questo senso la Juve conviene tenerlo anche per i gol, anche per il valore in borsa, per il valore commerciale, per il valore del marketing. Anche se converrebbe mandarlo via, perché è vero che fai minusvalenza da 25 milioni, però alleggerisci il bilancio di 50 milioni relativo al costo dello stipendio lordo. E potresti comunque avere quindi maggior margine di manovra sul mercato, andando ad aggiungere costi magari non fino a 50 milioni, ma fermandoti a 20-30, sfruttando diciamo questa leva. Vediamo che cosa succederà. Secondo me, ecco, quello che viene riportato è già sicuro, cioè la Juve è già sicura che Ronaldo resterà. D'altra parte, se ci fosse stato margine per delle offerte, forse qualcosa l'avremmo già saputo. Anche perché io non credo che Cristiano Ronaldo si sottrarrà al ritiro della Juventus con Allegri, datato 14-15 luglio, quando lui tra l'altro le vacanze le avrà già maturate, quindi non potrà neanche dire no, io resto in vacanza un altro po', al massimo qualche giorno, una settimana, ma poi deve rientrare, e se rientra poi non se ne va, quindi non manca molto a sapere. Ma avevo detto anche i numeri di Cristiano Ronaldo. Se Pirlo aveva ragione in questo finale di stagione su Ronaldo per quanto riguarda lo scarso impegno e lo scarso rendimento, ripeto, sullo scarso impegno bisognerebbe essere al posto di Pirlo per vederlo in allenamento, sarebbe stato necessario essere al posto di Pirlo per vederlo in allenamento, anche se poi in partita l'abbiamo visto che spesso Ronaldo è stato contrariato, svogliato, nervoso. A livello di numeri, Cristiano Ronaldo in questa stagione con la Juventus 44 presenze, 36 gol e 4 assist, quindi sostanzialmente 40 tra gol e assist su 44 presenze, il che significa 0,8 gol a partita e 0,9 gol più assist a partita. Ma da marzo in avanti le presenze di Cristiano Ronaldo sono state 15, i gol sono stati 10 e gli assist 1, il che significa 0,6 invece che 0,8 gol a partita e 0,7 gol più assist a partita invece che 0,9. Un calo rispetto alla media generale, ma ancor più quindi rispetto al periodo fino a marzo, o meglio fino a febbraio incluso. 29 presenze, 26 gol, 3 assist e quindi 0,9 26 su 29 gol a partita e 1 29 su 29 gol più assist a partita. Un Ronaldo che quindi è andato in calo, che è andato scemando per quanto riguarda il rendimento. Evidentemente Pirlo se l'era accorto e per il bene suo, di Cristiano Ronaldo, per il bene proprio di Pirlo, ma per il bene della Juventus, aveva provato a farglielo capire a quanto riferisce Guido Vaciago. Se questa voce è vera e appare sotto tutti gli aspetti vera, veritiera, verosimile, evidentemente Pirlo ha provato a fare il bene della Juventus chiedendo di più a Cristiano Ronaldo. Ma evidentemente i meccanismi non sono quelli. Se vai a toccare Cristiano Ronaldo, vai fuori. È già successo a Sarri quando lo sostituì e la cosa era per il bene della Juventus perché meritava di essere sostituito Ronaldo. Pirlo non l'ha mai sostituito né tenuto fuori per scelta tecnica. È stato più Ronaldo ad emarginarsi nel finale. E quindi da questo punto di vista Pirlo non ha avuto lo stesso coraggio di Sarri di andare a fare una cosa dirompente, ma per il bene della Juventus, appunto per le necessità della squadra, perché l'allenatore non deve guardare in faccia a nessuno, ma proprio per non guardare in faccia a nessuno, che è il modo migliore di fare le cose bene, e bisognerebbe avere riconoscimento in questo, la meritocrazia dovrebbe risiedere in questo, Pirlo è andato a dire a Ronaldo: voglio di più da te. Lui evidentemente si è offeso, è andato a parlare con Agnelli e Agnelli ha fatto fuori Pirlo. È un'esagerazione questa? Non lo so, però viene facile pensare a una cosa simile. E quindi vedete, è un Agnelli che evidentemente pensa talvolta più al bene, forse lungimirante, della tutela dei propri investimenti, Cristiano Ronaldo, che è il bene immediato della crescita tecnica e della tutela dell'allenatore, che deve avere libertà di scelta. Speriamo che questa cosa non avvenga più. Grazie per l'attenzione, buon dibattito nei commenti su questo episodio, su questo retroscena. Come la pensate? Like al video se vi è piaciuto, condividetelo con chi è interessato all'argomento, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per tutti i prossimi contenuti di questo canale e abbonatevi per tanti vantaggi qui su YouTube e anche nella mia community su Discord, link in descrizione per entrare nel server. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!